Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io direi di iniziare subito. Cosa andiamo a fare oggi? Oggi faremo un video dove io e Lorenzo dovremmo scrivere delle parole nella lavagnetta che ho scaricato nel cellulare. Dobbiamo indovinare la parola. Tipo tabù, non so se conoscete tabù. La parola... È una cosa che si mangia? È una cosa che usiamo tutti i giorni? No. È una cosa che ho io? No. Si trova in casa? Sì. La usi tu? No, non la uso. Sedia? No. Allora, non la usi, però si trova in casa? Sì. Tovaglia? No. Adesso i nostri amici del web sapranno che io non uso la tovaglia. No, wow. Qualche volta la uso, ragazzi. Allora, dunque, difficile. Spazzola? No, quella la uso. Mi pettino i capelli, ragazzi. Caldaia? No. E io la vedo sta cosa? Ma sì, in teoria sì, se guardi di là. Di là dove? Di fronte a te. Sei di fronte di là? No, da questo lato. Però è una cosa che tu non usi? No. Sono in difficoltà di brutto, cioè che cos'è? Almeno l'iniziale. No, l'iniziale è troppo facile. Ti dico che è una cosa che ci tengo tanto. Quello che ti ho regalato? No, non è il profumatore. Non è il profumatore, aiutatemi. Che cosa potrebbe essere? Io lo uso? No, è una cosa che non si usa. Ambulanza. No, ti giuro, cioè, che cos'è? Una lettera, dammi una lettera. A. A. Finisce per A. Non lo so, ti giuro. Ne ho anche parlato tanto. Dove ne hai parlato? In un video anche. Quale video? È in un video. Ti giuro, cioè, che cos'è? Lo stesso colore della tua maglietta. E ci tengo tanto. Cioè, stesso colore della mia felpa? Sì, diciamo di sì. Non lo so, mi arrendo. La rosa. Ah! Tocca a me. Allora. Vorrei la spugna lì in parte. Ok. Allora, la parola è questa, non so se si vede. Prego, signorina, le do qualche indizio. Fammi qualche domanda. Allora, è una cosa che posseggo? No. Mi piace? Volendo, può piacerti. È una cosa che si mangia o un oggetto? Oggetto. Per cosa si usa? Per fare cose. Principalmente dove si usa? Dove vuoi. Dove voglio. Sì. Dove vuoi? È grande o piccolo? Media. Ha un colore? Sì. Che colore ha? Nero. A te piace? A me sì, tanto. È la macchina fotografica? Detta come però? Telecamera, videocamera? No, è il suo termine. Cioè come il modello che ho io. E Canon, macchina fotografica? No. Una reflex? Sì. Ho detto nero. E vabbè, stavo per pensare anche alla macchina in realtà. Allora, tocca a me. La mia prossima parola è... Spero si scriva così. È questa. È questa. È una cosa? In che senso? Si usa? No. No, poverino. È un animale? Sì. Gatto? No. Cane? No. Elefante? No. Tartaruga? No. Cioè, è un animale ma... Uccello? No, no. Schifo. Cosa potrebbe essere? Farfalla? No. Ma... maiale? È un animale che ti piace tanto. E si trova in Italia? Certo. E che anche a me piace tanto. Koala? No. Marmotta? No, magari. Ci sono tanti animali che mi piacciono. È molto vicino a te. Bolivia? Sì, però che cos'è? Bassotto? I bassotti sono i bassotti. Stavo pensando, raga, sto pensando. La parola, ragazzi, è questa. Ora... vediamo se la indovinerà. Cosa è successo? Ho sentito vibrare. Perché si è attivato Google. Ciao Google. Ehi Google. No, lascia stare che sennò si attiva Google qua. Si mangia? No, assolutamente no. È un essere vivente? No. Quindi è un oggetto? È una cosa. La uso? Sì. Ed è in casa mia qua? Sì. La uso per cucinare? No. Mi pesa il braccio, ragazzi. La uso spesso? Sì. Il letto? No. Il tavolo? No. La lampada? No. Di che colore è? Può avere tanti colori. Il profumatore? No. Scusa, il profumatore intanto c'ha solo un colore, poi... No, cambia lucine. È di tanti colori. Sì. Le lucine di Natale? No. Cambia colore nel senso che... Cioè, ha quel colore, può avere tanti colori anche. Dipende. E lo uso spesso? La usi, sì. In un mio video sempre devi fare uno starnuto. Il giubbotto? Non proprio. Le felpe? Ma serve felpa, vabbè. Sì. Ultima testa. La parola in questione è questa. La uso? Non credo. E tu la usi? Sì. La usi spesso? In questo periodo sì. Sciarpa? No. Perché io non la uso? Perché non so se ti piace. Ci sono tante cose che non mi piacciono in realtà. Magari ti piace. La usi con me? È un indumento? No. Non è un indumento? Si mette, ma non è un indumento. Si mette in testa? No. Maglione? No, ti ho detto che non è un indumento. Giusto, giusto, non è un indumento. Se non è un indumento, tu lo usi, ma non sai se piace a me?
Sì, non so se ti piace. Potrebbe piacermi? Conoscendoti no, secondo me. Ha più colori? No, ne ho uno. Cioè, oddio, può essere anche che... Però non varia di molto. Si può trovare facilmente questa cosa? Sì, sì, è reperibile dappertutto. Più o meno. E l'ho mai vista? Sì. Lo usano anche i maschi? Qualcuno, penso di sì. Cosa vuol dire qualcuno? Cioè, come ci sono femmine che la possono usare e non, magari anche maschi e non, no? Una lettera di indizio? Quale vuoi? L'ultima. Oh, è formata da due parole. Copricapo? No, ma cos'è? Mi arrendo. Ma dai, ma si arrende sempre sto ragazzo. No, è che voi, cioè, allora, non è un indumento. Non sai se mi piace e poi... Non sai se l'ho mai messo? Sì. Quando è la prima volta che te l'ho visto? Ti dico anche che me ne hai comprata qualcuna. Quindi hai cosa da mangiare? No. Le boccette del profumatore? No. Cosa ti ho comprato? Ha tanti profumi. Profumatore? No. Giuro, non lo so. Inizia con la C. Cos'è? Mi rendo. Crema corpo. Ah, ecco quella parola. Si metta questo. Allora, è una cosa che ti piace? No, cioè, che uso quando ne ho bisogno. Quando ne hai bisogno? I medicinali? No. Fa parte delle medicine? Non credo. Aiuta? Il tè? No. Ma è una cosa che si ingurgita? No, no, no. Cappellino? No. È un vestiario? No. Che usi quando ne hai bisogno? I fazzoletti. Sì. Come cavolo hai fatto? Non lo so. Ci ho pensato al mio raffreddore. Quando io ne ho bisogno mi soffio il naso. Come cavolo ha fatto? Questo era il video. E boh, spero che vi sia piaciuto. Ne ho indovinata una. Vi ho dato mille indizi. Lasciate un like, iscrivetevi al canale, che è molto importante, e attivate la campanella. Noi ragazzi vi mandiamo un bacione e ci vediamo in un prossimo video. Ciao!